Voi che fareste? Se voi foste al governo, perché poi le cose... Che fareste? Beh, noi l'abbiamo dimostrato, perché quando noi eravamo al governo, ricordo che c'erano le primavere arabe. C'è stata la primavera araba dove Tunisia, l'Egitto... Vabbè, voi avete fatto l'accordo con Gheddafi, adesso Gheddafi non ci sta più. No, Tunisia e Egitto erano nel totale subbuglio con guerre civili interne. Noi abbiamo avuto anche in quel periodo, voglio ricordare, un terzo degli sbarchi rispetto allo scorso anno, e non lo paragoniamo ai numeri di quest'anno perché sarebbe un paragone impietoso, e siamo riusciti però a muoversi immediatamente, a cercare di fare gli accordi anche in quelle situazioni difficili, perché questa è la capacità anche della politica estera di un paese, anche nelle situazioni difficili riuscire ad intervenire, e abbiamo bloccato gli sbarchi. Però noi abbiamo proposto anche al governo una soluzione. Abbiamo detto, come prima cosa, incominciamo a fare dei campi profughi in Africa, dove sappiamo dove sono le rotte dell'immigrazione, verificare chi scappa veramente da una guerra, perché la stragrande maggioranza... Lo sapete. Prego? Non possiamo andarci da soli, lo sapete. Ho capito, no? Ma scusi, ma l'autorevolezza del governo Renzi, dove ogni volta veniva un'Europa dicendo abbiamo vinto, è iniziato Triton, fallimento generalizzato, era un mare nostrum al cubo. Qualche settimana fa è tornato dicendo abbiamo vinto, abbiamo risolto il problema, le quote, siamo ancora qua che aspettiamo. Domani tornerà in Europa, dirà che abbiamo vinto, il risultato è che siamo da anni che abbiamo un flusso assolutamente incontrollato. Ma le faccio un esempio per farci capire quanto è poco credibile il nostro paese, che la gente non arriva, parlavamo del Friuli Venezia Giulia, la gente non arriva mica solo dal mare. Noi abbiamo gente che supera perlomeno due paesi europei, che sono l'Ungheria e l'Austria, e passano tranquillamente, belli belli, attraverso il confine del Friuli Venezia Giulia e vengono sul nostro territorio nazionale. Io mi domando, perché l'Austria ce li rimanda indietro? No. E quando vengono da noi invece rimangono? Abbiamo situazioni drammatiche. A Udine avete fatto vedere Parco Moretti. Parco Moretti è una situazione in cui la famiglia Pozzo, proprietaria di Udinese, aveva dato dei soldi per un campo giochi per i bambini, e non penso che la famiglia Pozzo siano dei cattivi razzisti, leghisti, xenofobi. Ha detto i soldi non vi do più perché in questo degrado è inaccettabile. Trieste, stessa situazione, Pordenone, Gorizia, stessa situazione.